Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento su Pokémon Violetto. Oggi andrò a catturare i Pokémon Piroetta, Meloetta. Però per catturare Pokémon Meloetta ci sono dei passaggi essenziali da seguire. Per prima cosa dobbiamo essere ovviamente nel Bioterrarium. Voliamo all'aula all'aperto del settore costa. Ora, la zona più o meno è questa qui. Partiti dall'aula all'aperto, arrivate praticamente qui più o meno. Ecco, il punto è questo qui. Quando vedete questo piccolo tornado di foglie che gira intorno a voi, sapete che il punto è giusto. Ora, bisogna fare delle piroette per un certo numero di secondi. Bisogna fare piroette per almeno 20 secondi, da quello che ho capito, quindi... iniziamo. E qui ho un piccolo timer. Fin tanto che voi continuate a girare l'analog, lui continuerà a fare piroette. Si può andare avanti all'infinito, non c'è... un numero di secondi prestabilito per il quale lui può fare piroette. Penso possa andare avanti davvero all'infinito. Ecco, sono quasi arrivato a 20 secondi. Toh, facciamo 21 per sicurezza. Ora, devo dirottermi così. Aprire l'app fotocamera. Selezionare il filtro seppia. Credo che sia retro. No, eccolo qua, seppia. Poi con la videocamera, con la camera del Rotomphone, spostare l'inquadratura. E sperare che vada bene. No, ancora no. Round two, fight. Allora, non so se è andata a culo, però ho girato in senso antiorario. Girando in senso antiorario mi è andata a prima botta, quindi ora muoviamo la camera. Ecco che ci siamo, eccolo qua! Allora, voi direte, ma perché fare tutte quante queste... inutili step? Perché Meloetta è il Pokémon Piroetta. Faccio anche una foto, tata. Eccola qua. E perché filtro seppia? Il filtro seppia perché si trova in una quest di Bianco 2 e Nero 2 che riguarda il passato, se non erro. Ma non mi ricordo di preciso la quest, ma dovrebbe riguardare il passato, quella quest di Bianco 2 e Nero 2. A quanto pare, poi, se te ne vai dalla zona, puoi comunque sia tornarci e lei starà qui ancora. Ah, quel coso mi dà molto fastidio vederlo. Vorrei un attimino ammirare la volta. Eccola qua. Guarda che carina. Lei è un Pokémon normale psico. Il suo terra tipo è il tipo lotta. Mi sono già informato. Guarda, oddio, potrei fare tono pugno, ma penso che farò una scarica per vedere quanto male posso farlo. Niente, non si fa male per niente. Ottimo! E lei invece fa del gran male. Sono bloccato su scarica. Sono bloccato su scarica perché ho la choice band, band a scelta. Devo imparare a parlare italiano. Però i termini VGC sono inglesi e quelli mi rimangono più facili. Usa canto antico. Non male. Ah sì, anche si sposta i capelli, no? Eh certo, roba che le vanno davanti al... Ah, eccolo, canto antico le fa cambiare forma. Eccola qua. Questa è la forma lotta, se non sbaglio. Questa è la forma lotta di Meloetta, sì. La forma da lotta, sì. Sì, è super efficace, purtroppo. Essendo tipo elettrolotta. Allora, guarda. Ti mando la croccomela. Giusto perché ora provo a iniziare a lanciare qualche ball. È paralizzata, quindi... Vabbè, ultra ball e si va, dai, mo' ha voglia di... La ultra ball è quella che si usa sempre. Vedi, però almeno questa un movimento l'ha fatto, le altre no. Queste perché sono quelle approvate dal governo. Ho 4 Master Ball, non mi costerebbe nulla usarne una per Meloetta, però... Perché spingersi a tanto? Guarda la Ultra Ball quanto funziona bene, no? Che botta di culo, proprio precisa con la... quando pronuncio Master Ball i Pokémon. E neanche me lo registri nel Pokédex?
Ah, forse non c'è proprio nel Pokédex come registrabile? Quindi se non viene registrato non lo conta proprio. Ho capito. Vabbè, ad ogni modo, qui poi neanche soffia più il vento alla fine. Beh, ad ogni modo, per questo video è tutto, amici. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione, come sempre, trovate tutti quanti i link utili. Guardalo quanto siamo belli. Ad ogni modo, se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. È un po' che non lo dicevo, ma non fa mai male ripeterlo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!